San Paolo e Bricetta. Mamma mia, bicicletta, no, sei matto, ma ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo a fare un giro con lo squadrone, quindi penso che ci siamo quasi tutti del gruppo. E sinceramente non so neanche dove andare, quindi ci incontriamo e poi decidiamo al volo dove andare. Biciclettone! Addirittura! Stanno a sudare! Che cazzo è? Mannaggia! Oh Simo, è passato uno con una moto verde e una gomma, sembravi tu. Sì. Arriva lui. Bello, bello. Simo, dai, queste saranno le ultime moto a benzina, poi andiamo con l'elettrico. Sì, sono regà. Questa è performance. Hai visto quando si è tagliata la via là? No. La signora l'ha fatto. Ha detto così. Sì, come c***o. Sì. Intanto possiamo vedere la mia zavorrina. Accartocciata per terra dal caldo. Che devo fare? Metti altri. Povero. Te l'ho messa, ma ti ho messo il diesel però, eh. Vabbè. È un caso più unico che raro. Di che? Oh, questo è sfato già, eh. È sfato. No, no, devo staccare i controlli. Bene, direzione non lo so, ce ne andiamo al fresco ragazzi, quindi saliamo per piglio e dove ci porta la moto. Quando finisce la benzina ci fermiamo. Ah, lui ci impenna proprio sui dossi. Cosa mi dice che ci levano tutto oggi? Simo, ma pensi quello che penso io? Vai, eh? È partita la paraonda. Vai, biciclettone, attento biciclettone. Guardatelo! Assassino, porco cane! Mamma mia, biciclettone! È partita la paraonda, non si ferma più nessuno! Mamma mia, biciclettone con le carene a terra, le pedaline! Tra un po' gli butta pure il gomito! E guardate Andrea! Con la sua Z bianca che cerca di raggiungere il biciclettone. Di solito sta un po' di Bricetta, ma mamma mia, il biciclettone, no, sei matto, vada io! Certamente io dico a voi sbandati che non desidero battere. Veramente. Sta cagando sotto per te, veramente. E ormai è partita la sfida qua tra il Z e la Hornet. C'è poco da fare, eh. Tira fuori il piadino come Valentino Rossi, solamente che ha la moto verde. Mamma mia! Vai, vai! La sfida tra il Z. Guardatelo! Mamma mia! Oh, biciclettone! Mamma mia! No, 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 ragazzi! Mamma mia, biciclettone! Non si regge un assassino! È un assatanato, ma che c'ha? No! No, 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 no! Vai, Ornella! Riprendiamoli tutti, eh! Staccato una per Ornella. Ebbene, siamo arrivati quasi su al Campo Catino e qui già si respira un'aria freschissima, ragazzi. Non voglio dire baggianate, ma ci saranno almeno 15 gradi in meno, ovviamente. Bella caca, di mucca per strada, quella proprio al centro strada è perfetta per prenderla. Mi sono vista una gara tra Z che neanche potete immaginare. Vabbè, comunque l'importante è che siamo arrivati, che stiamo bene, che abbiamo i bagagli. Io a te devo tirare le orecchie e i capelli. E le orecchie solamente. Te tiro le orecchie. Te tiro le orecchie. La barba. Che demo fa oggi? Non mi ricordo. Metto a domanda piano. Tu eri testimone, eh? Io non c'entro, vabbè, mi metto in mezzo a cose tu che... perché vai là, sgasi, sgasi, e questo accelera. Siamo arrivati piano, ci hanno perso tutti.
Ken, Gabbiano è un'aquila. Sai dove sta lo zoo? Se lo fa pagare. Umiltà, bambino. Facciamo un paio di foto a rischio mentre... Se fa un bel traverso, va. Santa Anna e Maria. È un caso più unico che raro. Aspetta, lo accendo. Ah, acceso. Ebbene ragazzi, questo video finisce qui, ci vediamo nel prossimo video, come sempre mercoledì ore 21, non mancate, ma se non l'avete ancora fatto attivate la campanellina, ciao!